capitale, città importante, c'erano i filobus, c'erano tante macchine. Invece Odessa no, Odessa è rimasta come era, povera Odessa, morì di fame lì la gente, perché era terribilmente sfruttata dal governo centrale, Odessa. Ma Odessa erano tutti, non amavano, nessuno amava Stalin, non ho sentito uno dir bene di Stalin. A Mosca sì, ma Odessa no. Questa signora si chiama Pia Piccioni, ha più di 90 anni ed ha appena scritto un libro, Compagno Silenzio, la storia della sua vita trascorsa in gran parte lontano dall'Italia durante l'ascesa del fascismo. Moglie di un dirigente comunista, Vincenzo Baccalà, la signora Piccioni con le sue tre figlie seguì il marito in Unione Sovietica per sfuggire alle persecuzioni fasciste. Ma ben presto l'illusione rivoluzionaria si trasformò in una grande disillusione. Le purghe staliniane, la miseria, la lotta per la sopravvivenza, sino alla stessa morte del marito in un gulag. E poi il ritorno in Italia, l'estenuante tentativo di fare giustizia, sino alla scrittura di questo diario pubblicato grazie all'interessamento dello storico Arrigo Petacco, che nell'introduzione inserisce la vicenda della signora Piccioni in un più ampio contesto sul destino di tanti altri comunisti italiani rifugiatisi in Russia in quegli anni. Finita la guerra sono andata a vedere che cosa avrei dovuto fare, perché io volevo raccontare quello che era successo a Odessa. E allora io ho chiesto appunto alla Montagnana cosa devo fare. La moglie di Togliatti. La moglie di Togliatti, che era anche mia amica, abbiamo dormito insieme a Roma nella stessa camera. Cosa devo... E lei mi ha detto fai un esposto e lo presenti al partito. E io ho scritto l'esposto, come ripeto il partito si era trasferito a Roma e allora c'era Longo. Longo mi disse che lo aveva mandato a Roma. Ecco. Dunque tornarono su due individui, mi mandarono a chiamare, e mi restituirono l'esposto e mi dissero noi non faremo nulla contro l'Unione Sovietica. Chi erano questi due? Uno era Roasio e l'altro era Lampredi. Che effetto le fa sentire parlare di perestroika in Unione Sovietica? Io sono anche abbonata al giornale, mi viene il giornale di Mosca e mia figlia è andata anche a parlare, a raccontare quello che era successo a noi. Aspettiamo, se loro fanno un monumento per le vittime, noi siamo disposti a dare il nostro contributo, ma aspettiamo perché sono cose lente, sa? Poi i russi sono molto lenti in tutte le loro cose. Ma noi, io sono rimasta molto entusiasta, quando alla televisione ho sentito i ragazzini che cantavano lì quelle canzoni che si cantavano allora con disprezzo, ma io mi è venuto quasi da piangere, ci crede?